Buonasera a tutti e benvenuti. Prima di entrare nel vivo di questa manifestazione, passo la parola al sindaco Antonio Cardea per i saluti istituzionali. Grazie Maria, buonasera a tutti. Innanzitutto saluto l'associazione IPTS nella persona di Danilo Inglese per aver accettato di collaborare insieme a noi per organizzare questa serata. Ringrazio Francesco Orlando che si è dato tanto da fare per far sì per la buona riuscita di questa manifestazione e l'assessore Airò per il grande impegno, nonostante il lavoro che sta svolgendo, che sta dedicando tanto tempo. Quindi grazie Maria, grazie a Danilo e grazie a Francesco Orlando. Naturalmente grazie a tutti gli amministratori che hanno collaborato per questa serata. Una serata che parleremo sì di femminicidio, però ci siamo resi conto che forse non basta più parlare e abbiamo voluto organizzare questo momento che non deve essere visto come un momento che per combattere la violenza combattiamo con altre violenze. Non è così, non è assolutamente così. Però ci siamo resi conto che forse serve dare veramente una svolta forte, perché siamo arrivati a 100, 103 donne uccise. No, queste sono quelle uccise, però capite bene e sapete sicuramente quanti altri maltrattamenti ci sono nelle famiglie che non li sapremo mai. Quindi abbiamo pensato di organizzare questa serata per far sì che, per dare un segnale forte, un segnale che non deve essere però solo in occasione del 25 novembre. Noi dovremmo discutere e parlare sempre di più di quello che accade, ma credo che dovremmo, insieme alla scuola, insieme alla parrocchia, dovremmo forse noi genitori iniziare ad essere più genitori. Credo che siamo arrivati in un punto dove bisogna metterci un punto fermo, perché l'educazione in primis viene dalla famiglia, poi c'è la scuola, c'è la chiesa, c'è le amministrazioni, gli enti locali, ma credo che la famiglia sia il perno principale, siano la mamma e il papà le persone che in primis devono dire ai propri figli che devi frequentare tutti, quello che non veste firmato non lo devi pensare, non è così. Bisogna stare insieme a tutti, giocare con tutti, belli, brutti, buoni, perché il buono trasmette al cattivo quello che ha di buono. Attenzione, i termini cattivo non nel senso lato della parola. Il bambino più vivace trasmette al bambino meno vivace un po' di vivacità e insieme costruiremo sicuramente una società migliore di quella che abbiamo oggi, perché credo che, non dico che abbiamo toccato il fondo, ma tutto ciò che noi vediamo e sentiamo è raccapricciante. Noi poi che facciamo gli amministratori siamo quelle persone che forse più di tutti quanti voi vedono delle cose strane che accadono nel paese, cose veramente strane che ci fanno venire i brividi, e noi che siamo un pochettino più grandi, abbiamo i capelli bianchi, diciamo, ma è possibile che un ragazzo oggi fa queste cose? Che noi quando eravamo ragazzini non ci passava manco per il pensiero di fare determinate cose, però oggi accadono delle cose veramente, veramente strane. Quindi io ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato per organizzare questo evento, ma io ringrazio soprattutto voi. Vedere questa sala consigliare così gremita di giovani soprattutto e di mamme mi fa veramente, ma veramente piacere. Dobbiamo inoltre iniziare a riprendere ad essere comunità. Tutto ciò che si organizza nel paese, che organizzano le associazioni, è importante partecipare, perché solo così possiamo distogliere i ragazzi, i bambini dal tablet e dal telefonino. Quindi dobbiamo partecipare alle iniziative, perché ripeto, credo che siamo arrivati ad un punto dove dobbiamo fermarci e riprendere un pochettino in mano la situazione, ma ripeto, soprattutto come noi, come genitori. Io vi ringrazio ancora e ripasso la parola all'assessore Airò. Grazie. Grazie sindaco.
Ebbene, anche quest'anno abbiamo voluto celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e se abbiamo sentito e sentiamo tuttora la necessità di farlo è perché purtroppo ogni giorno apprendiamo dai telegiornali o comunque leggiamo dalle testate giornalistiche che purtroppo il trend delle donne vittime di femminicidio o di una violenza molto spesso taciuta tra l'altro, quindi sommersa, è in continuo aumento. Quindi ogni occasione è buona per parlare, per prevenire, e noi abbiamo voluto farlo questa sera. Ovviamente, come ogni anno in questa ricorrenza, non manca l'occasione di ricordare tutte le donne vittime di femminicidio, come non manca l'occasione di ricordare a tutte le donne, qualora dovessero essere in questo momento vittime di qualsiasi tipo di violenza, che possono salvarsi, possono chiedere aiuto e possono farlo alle istituzioni, alle forze dell'ordine, agli sportelli antiviolenza, alle associazioni presenti sul territorio, chiamando il numero antiviolenza e stalking 1522, chiedendo aiuto a noi, alle istituzioni, noi saremo sempre pronti a dar loro una mano. E, oltre a questo però, non posso non fare un passaggio da quella che è la cronaca di questi giorni. Tutti noi ci siamo appassionati, diciamo così, alla storia della piccola Giulia, che tanto piccola non era, aveva 22 anni. Lei non ha fatto alcuno sbaglio se non quello di innamorarsi e di amare la persona sbagliata, la persona che poi da lì a breve l'avrebbe uccisa in un modo crudele. Quindi a Giulia va oggi il nostro pensiero, perché non vogliamo che ci siano altre ragazze come lei. Ogni ragazza deve sentirsi libera di amare chi vuole, di studiare, di seguire la sua strada dal punto di vista professionale, affettivo, senza doversi sentire in alcun modo limitata oppure barbaramente uccisa. Ed è proprio in questo momento delicato, perché la storia di Giulia ha toccato i cuori di tutti noi ci siamo illusi, così come la sua famiglia, magari di vederla ritornare viva e di proseguire la sua vita. Ebbene, così non è stato. E proprio in questo delicato momento storico abbiamo voluto organizzare una manifestazione che fosse quasi basso profilo, una manifestazione non dalle grandi scenografie, dai grandi slogan, ma una manifestazione che toccasse la società dal punto di vista proprio concreto. Perché credo oggi che vedere la sala consiliare piena di donne, di ragazze, non può che riempirci di orgoglio, Sindaco, perché quando avremo finito questa manifestazione, che vi posso assicurare non è fatta con il solo scopo di portare a casa una manifestazione, noi torneremo a casa contenti come amministrazione, perché significherà che ad ognuna delle donne presenti abbiamo dato gli strumenti concreti per poter uscire da una situazione di potenziale pericolo. Quindi è questo il nostro obiettivo oggi. Pertanto io ringrazio l'Associazione Professionale PTS che porta in Italia questa tappa in 30 città italiane e Fagiano è una di queste, quindi ne siamo onorati. Ringrazio l'associazione nella persona dell'istruttore Danilo Ingrese. Ringrazio, permettetemi di farlo, l'ispettore della Polizia Locale di Fagiano, Francesco Orlando, che è membro dell'IPTS e che si è prodigato affinché questa manifestazione arrivasse fino a Fagiano. Non mi dilungo ancora e passo la parola all'istruttore Ingrese, solo dopo aver detto che al termine di questo corso teorico e pratico ognuna delle donne partecipanti riceverà l'attestato di partecipazione per l'utilizzo dello spray al peperoncino, poi entrerà magari meglio nel merito dell'aspetto tecnico della cosa l'istruttore e io faccio l'ultimo ringraziamento grandissimo che è al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, perché se si portano a casa queste manifestazioni perché davvero viene presa a cuore dall'amministrazione, perché altrimenti ognuno di noi da solo non andrebbe da nessuna parte. Quindi grazie Sindaco e grazie a tutti. Passo la parola a Bruno. Salve, buonasera. Allora, già fatto le presentazioni sia l'assessore che il sindaco, sono felice e onorato di stare nel comune di Fagiano, io vengo da un'altra provincia e ho lavorato molto diciamo, fuori regione per molti anni, quindi ho cercato in tutti i miei anni, sia nell'ambito della Duce Veste, sia come PTS, che è questa associazione che questa sera rappresento, che come istruttore e formatore nella difesa personale, ho sempre fatto dal 2007, dal 2005, questi corsi finalizzati alla difesa personale. Ovviamente, come ha detto l'assessore e il sindaco, proprio nell'occasione del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
giorni che abbiamo assistito, insomma, dalle cronache dei TG all'omicidio di Giulia. Giulia, diciamo, è l'ultimo femminicidio fatto perpetrato in Italia. Diciamo che subito dopo c'è stata anche un'altra ragazza che ha subito delle lesioni al volto con dell'acido. E quindi diciamo che l'escalation in Italia da questo punto di vista è salito molto. Cioè il numero delle ragazze vittime non solo di omicidi o femminicidi, ma anche di violenze, di percosse, è salito moltissimo. Questa sera non ho portato l'indice Istat che indica che percentuale c'è, ma vi assicuro che è molto elevato. Io questa sera, non sto qui a parlare dello stalking, del codice rosso, ovviamente ha fatto bene l'assessore a rimarcare il numero 1522 che è importantissimo. Io ho lavorato e ho collaborato per moltissimo tempo con associazioni che si occupano di violenze sulle donne. Abbiamo fatto l'anno scorso una manifestazione in tre comuni, sempre da provincia di Lecce, ne ho fatti in passato anche a Napoli, l'ho fatto a Roma, voglio dire, so più o meno la materia, quella, ecco di che cosa stiamo parlando, e il mio intento è invogliare innanzitutto le donne a denunciare, perché spesso si chiudono in se stesse e molto spesso da questi corsi che vengono fatti ci sono delle donne che hanno trovato la forza nel raccontare anche a un istruttore o all'assessore di riferimento delle varie opportunità o dei servizi sociali, dipende poi chi si trovava in quel momento, a raccontare la sua storia e chiedere aiuto in forma anonima. Quindi servono anche a questi corsi servono anche a questo. Ovviamente io questa sera cercherò di trattare l'argomento della difesa personale, perché è quello che poi serve, non la difesa personale ai fini a se stessa, cioè mi voglio difendere da un'aggressione, ma la difesa personale significa anche prevenzione. La prevenzione è quello che poi cercheremo di e cercherò di farvi vedere con magari con delle slide e anche con dei filmati, così vi voglio invogliare a cominciare a fare, a frequentare dei corsi o anche a vedere, aprire gli occhi su determinate situazioni. Lo so che non è facile, però noi nel nostro piccolo cercheremo, come ho sempre fatto, cercherò di fare questo. Va bene? Grazie. Allora, questa è la locandina, è la locandina che è un po' girata. Questo piccolo display che esce sull'angolo si può, senza che spengo il vento. Allora, dicevo, questa è una locandina che a livello nazionale è un po' girata in varie regioni. In 30 città abbiamo organizzato con l'associazione questo evento. Io, prima di partire con le slide, vi voglio far vedere il filmato che la nostra associazione ha fatto. Thank you.
quindi questo video dice un po' quello che stavo dicendo prima, no? Cioè l'indice Ipsat e i 2 milioni di casi in Italia sono tantissimi, quindi è cresciuto esponenzialmente questo numero. E quindi iniziamo a trattare un attimo in maniera molto veloce, perché non vi voglio annoiare. Parlando della difesa personale, perché è importante fare, non solo parlare, cioè ne possiamo parlare di qui fino a domani per quanto riguarda, diciamo, i reati femminicidi, però è importante anche che una donna incominci a frequentare, a mio avviso, sono anni che faccio difesa personale e pratico arti marziali. Vi posso assicurare che molte donne che hanno iniziato a frequentare dei corsi, qui ci sono anche degli esponenti locali suffragiano che fanno della box, quindi a prescindere dall'arte marziale che uno sceglie, o vuole fare aikido, jiu-jitsu, judo, piuttosto che la box, va benissimo, perché comunque è una forma di percezione della fonte del pericolo. Perché comunque non è solo fare lo sport che fa benissimo, però è prevenzione. Io per questo dico la difesa personale in generale, quando parliamo di difesa personale, è prevenzione. Quindi dire autodifesa o difesa personale, quando si sente tu cosa fai, difesa personale o autodifesa, è la stessa cosa, non cambia nulla. E la capacità proprio di gestire una disputa o un evento, è quello, ok? Tra due individui, più individui, per sbagliati motivi che possono arrivare a uno scontro. La difesa personale comprende sia tecniche fisiche, quello che vi dicevo, che dicevo prima, quindi per difendersi dalle aggressioni, oppure è il lavoro psicologico e mentale che in genere si fa, è quello che faccio io. Vi assicuro che sono arrivate, io avevo dei corsi a Napoli, ho avuto dei corsi per molti anni a Napoli, e sono arrivate delle donne, delle ragazze che erano molto chiuse in se stesse. Vi posso assicurare che due o tre di loro sono diventate istruttrici di difesa personale, hanno fatto anche dei percorsi di laurea, si sono laureate chi in scienze motorie, chi in psicologia, proprio per seguire il discorso della difesa personale. Quindi, e prima di tutto, atteggiamento mentale. Quindi il cosiddetto mindset, che è l'acronimo inglese di questa parola, atteggiamento mentale. E quindi chi frequenta, chi fa e chi ha questo tipo di atteggiamento mentale serve a non riportare ferite, essere modesti, agire correttamente, evitare l'evitabile, se possibile. Ovviamente questa non è una ricetta, voglio dire, noi diamo delle pillole su qualcosa che magari ognuno di voi può prendere dello spunto, degli spunti. Mindset è l'atteggiamento mentale. Noi abbiamo dei livelli di attenzione e di percezione del pericolo che sono stati classificati con dei colori, dal bianco fino ad arrivare al nero. Anzi, qui riporta il rosso. Noi abbiamo il bianco, il giallo, l'arancione e il rosso. Io a volte, quando faccio dei corsi, specialmente per le forze dell'ordine, gli faccio degli esempi semplicissimi, come ne posso fare semplici esempi anche qui. Cioè, ora siamo tutti in una fascia bianca, siamo in un luogo tranquillo, siamo nell'aula con un consigliere, non abbiamo fonti di pericolo attualmente. Però all'improvviso può entrare una persona, si può sedere all'ultima sedia lì in fondo, incomincia a guardare un po' quello che noi stiamo facendo ora. Magari la nostra attenzione, qualcuno di voi lo guarda, già dall'abbigliamento potrebbe individuare un soggetto particolare, potrebbe avere qualcosa che in quel momento dice: ma è possibile che sia venuto fa caldo, è venuto con questo cappotto così pesante? Quindi incomincia la nostra percezione e la fonte del pericolo
a individuare già un altro colore. Siamo passati già in una fascia gialla quasi arancione. Quando arriviamo all'arancione, l'arancione cominciamo a individuare nel momento in cui questa persona incomincia a camminare tra di voi. Quindi a noi ci deve suonare qualcosa o no un campanello d'allarme, per forza, perché sennò significa che siamo proprio a zero. È vero che ora l'attenzione è focalizzata su queste slide, però comunque dobbiamo sempre guardarci a 360 gradi, come la sera quando rientriamo a casa. Classici esempi sono: prendiamo il telefonino, abitiamo anche in una zona poco illuminata del paese, scendiamo dalla macchina, non ci accorgiamo di nulla perché andiamo tranquilli, prendiamo il cellulare, ce lo mettiamo qua, chiudiamo la macchina e andiamo verso il portone di casa. Secondo voi è esatto o no? Per me non è proprio esatto. Noi cerchiamo sempre di far capire qual è il modo in cui dobbiamo prevenire un qualcosa, e questo è uno di tanti. Cioè, il fatto di arrivare a casa e di non prestare attenzione a ciò che ci circonda non va bene, non va assolutamente bene. Molte donne sono state aggredite alle spalle mentre parcheggiavano l'auto. Vi siete mai chiesti, per esempio, avete visto una macchina parcheggiata sotto casa vostra? Magari sta parcheggiata da giorni. Vi siete mai acceso una lampadina per dire: ma sta macchina di chi è? Perché sta parcheggiata lì sotto? Oppure ogni tanto vedo qualcuno, ma non è di Fagiano, te la va a prendere, la riporta, la lascia lì. Cioè, sono tutte cose che noi dovremmo cominciare a fare attenzione. Rientriamo la sera, ripeto, zona poco illuminata, lasciamo questo cellulare nella borsa. Guardiamoci intorno prima di scendere, non apriamo subito la macchina e scendiamo improvvisamente per andare in casa. Cioè, torniamo dalla palestra, faccio un esempio. Ok, scendiamo, parcheggiamo, guardiamoci intorno e poi scendiamo. Cioè, un minimo di attenzione. Questo è uno dei tanti esempi, specialmente questo discorso. Questo della prevenzione è un discorso che ho sempre fatto, specialmente in una città come Napoli, no? Magari lì le donne sono un po' più abituate a un certo tipo di discorso, nel senso che loro sono più attente da questo punto di vista, perché sanno che è una città abbastanza, no? Dove il tasso di criminalità è elevato. Noi che viviamo in piccole realtà non la percepiamo questa cosa. Quindi loro che fanno? Fanno molto attenzione nell'auto, cioè non lasciano la borsa sul sedile o sul cruscotto. Quando entrano in auto si chiudono gli sportelli. Se qualcuno va a chiedere informazioni non abbassano tutto il finestrino, lasciano leggermente il finestrino aperto e chiedono, cioè intanto quello mi sente. Se io dico la via mi sente. Non c'è bisogno che abbasso tutto il finestrino dell'auto, è un attimo a infilare il braccio all'interno, o per prenderci per capelli o aprire lo sportello. Quindi, se non siamo sicuri, io da questo non voglio dire, non mi voglio neanche spaventare, però prestiamo attenzione a queste situazioni, e ce ne sono molte altre, perché poi parliamo nei treni, nelle autobus, e il fatto di fare passeggiate isolate in campagna solo perché voglio fare un po' di running e mi isolo proprio da sola. Diciamo, quello che si è parlato in questi giorni anche di Giulia, che alcune psicologhe dicevano, forse se fosse andata accompagnata da una persona a quell'ultimo appuntamento, Giulia sarebbe ancora qui con noi, perché lei, pur di non dire no al ragazzo, perché si dispiaceva della situazione che stava vivendo il ragazzo, non per lei, si dispiaceva per il ragazzo, ha detto di sì ed è andata da sola all'appuntamento. Tanto è vero che i messaggi che sono arrivati alle loro amiche era quello che
lei diceva: io ho paura di andare, mi sono scocciata di sentirlo, però ci voglio andare, perché voleva sapere, la curiosità, che cosa gli potevano dire. Quindi hanno detto, forse se fosse andata accompagnata come ultimo appuntamento, sarebbe ora qui con noi. Però con il ma. Quindi io ho messo questi punti fondamentali, no? Se ti fai pecora, prima o poi arriva il lupo che ti mangia. Una donna o un uomo anche, quando ha paura, un bambino, che fa? Specialmente i bambini. Si piegano, si chiudono, si proteggono. È un po' quello che fa anche la difesa personale. Cioè la difesa personale che cosa insegna? Insegna a proteggersi, innanzitutto, perché comunque noi dobbiamo sempre avere rispetto dell'articolo 52 del codice penale, la difesa personale, ok? Quindi deve essere proporzionale. Ovviamente va da sé che comunque se sono costretto a rispondere in una determinata maniera devo ovviamente difendermi, quindi nella difesa personale, quando io vengo aggredito, tenderò sempre a chiudermi, cioè a proteggere le parti delegate del corpo, in questo caso magari la gola, il volto. Quindi se io mi sottometto sempre caratterialmente, io devo far uscire dentro di me qualcosa, non posso stare lì a subire sempre, prima o poi pure io devo diventare un lupo, perché sennò vengo mangiato. Allora, vi voglio direttamente portare, allora diciamo che, perché vi voglio un attimo illustrare anche lo spray peperoncino, quindi non voglio prendere molto tempo su queste cose. L'autodifesa personale femminile è nata negli anni 70, è nata però negli Stati Uniti, come i primi spray al peperoncino sono nati negli Stati Uniti. Gli spray al peperoncino non sono nati per le forze di polizia, sono nati per la difesa personale, per l'autodifesa, perché negli Stati Uniti già all'epoca c'erano molti femminicidi, quindi hanno incominciato a far proteggere le donne con degli strumenti, in questo caso lo spray peperoncino. Conoscete questa, avete mai sentito parlare di prossemica? La distanza prossemica? No, è la distanza interpersonale, no? Quindi noi come stiamo ora? Come stiamo? Secondo quella scala rossa, arancione, verde, blu, è sociale. La zona intima è dove stanno quei due personaggi all'interno del centro del cerchio, zona personale e zona pubblica, la piazza, zona pubblica. Questo per dire che cosa? Per dire che è un discorso che faccio sempre anche nella difesa personale. Io all'interno del mio cerchio, questi sono nelle arti marziali giapponesi, fanno sempre questo esempio, cioè nella mia sfera decido di far entrare solo chi voglio io, cioè le persone che io conosco, tutto il resto deve stare fuori. Quindi se io mi abbraccio con qualcuno o prendo la mano di qualcuno è perché conosco la persona, non mi posso permettere il lusso di avvicinarmi in quella distanza non sociale, non personale, con persone che non conosco. Quindi loro dicono che all'interno del mio cerchio non devo far entrare nessuno, le persone ovviamente che non conosco, poi tutto il resto. Allora, la reazione, forse non lo leggete bene, comunque la reazione istintiva alla paura, qual è? Difficoltà di concentrazione. Se ho paura cerco di scappare. Individuiamo sempre se ci troviamo
in un luogo chiuso, individuiamo sempre la prima cosa quando entriamo che non conosciamo l'ambiente, di conoscere qual è la via di fuga, è importante. Magari stasera vi faccio vedere un esempio, ok? Quindi bisogna individuare la via di fuga, perché sennò rimango bloccato in un contesto, in una zona che non conosco. Protezione istintiva del proprio corpo, come dicevo prima, cuore, viso, organi vitali, ricerca di aiuto, diminuzione della temperatura corporea, incomincio a sudare, incominciano a tremare le mani, le pulsazioni, i battiti cardiaci salgono. L'esempio che ho fatto prima della persona che entra, si siede lì e ci guarda, abbiamo detto siamo passati da una fascia bianca alla fascia gialla, però nessuno vieta che possiamo passare dalla bianca alla rossa improvvisamente. Entra uno armato di coltello, all'improvviso siamo passati dalla bianca alla rossa in una frazione di secondo, e possiamo vedere che i nostri battiti cardiaci superano 175 battiti al minuto. Quindi se una persona subisce un'aggressione, immaginate l'adrenalina quanto va, quanto sangue comincia a pompare il cuore. C'è stato uno studio, per chi non è allenato in una determinata situazione e magari sta un po' sovrappeso, è rischiosissimo, perché passare dalla fascia bianca alla fascia rossa o nera è a rischio di infarto. Quindi vi dicevo prima, l'articolo 52 del codice penale, che fa parte delle cause di giustificazioni e le scriminanti, che sono purtroppo anche datate perché sono nel 1930 come il codice penale, e che cosa dice? Non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Questo è sempre quello che noi sentiamo dire, no? Ma c'era proporzionalità, c'era legittima difesa. Allora io in quel momento non sto là a pensare se è proporzionata l'aggressione e la mia risposta all'aggressione. Io mi devo difendere. Poi in quel momento mi è scappato un qualcosa in più, però io mi stavo difendendo. E così, poi ci sono le aule purtroppo del tribunale dove ci andremo poi a giustificare se abbiamo oltrepassato il limite della difesa, però in quel momento è meglio portare la pelle a casa. Uno dei modi, diciamo, per poter contrastare un'aggressione è questo spray al peperoncino, che noi ne sentiamo parlare almeno in Italia ne sentiamo parlare nel 2011, da quando è entrato il decreto ministeriale che ha approfondito il discorso sullo spray al peperoncino. Io il primo l'ho comprato nel 2011, appena è uscito proprio il decreto ministeriale, anche per provare, per vedere com'era. Ovviamente non me lo sono spruzzato addosso, però ho cercato di capire quali erano i principi, no, della difesa, perché poi sono usciti varie forme, sotto forma di portachiave, sotto forma di bomboletta tipo l'H per i capelli. Oggi sono diventati piccolissimi, neanche si vedono, è proprio per questo che neanche si vedono e neanche si prendono. È pericoloso portarli in borsa, perché nel momento in cui io passo da una fascia bianca a una fascia rossa, io quel benedetto spray che ho messo nella borsa non lo troverò mai, come non troverò le chiavi della macchina e le chiavi di casa. Quindi, ritornando qui allo spray,
Diciamo che il soggetto che viene colpito dallo spruzzo dello spray ha un effetto che può variare dai 30 ai 45 minuti, l'effetto sul soggetto. Però è pericoloso anche per noi, perché possiamo essere contaminati anche noi dallo spray. Perché? Perché se siamo in un contatto fisico stretto, sto subendo l'aggressione e prendo lo spray che ho in tasca e glielo spruzzo a questa distanza, è ovvio che gli schizzi della sostanza, che è fluorescent capsicum, vanno anche su di me, quindi anch'io sarò contagiato e contaminato dallo spray. E quindi niente, ti contamini, però devi essere consapevole che anche lui in quel momento si potrà fermare, non subito dopo 2 secondi, magari dopo 10 secondi, però si fermerà. Questo è quello che poi vi voglio far vedere. Non basta spruzzare e stare lì, bisogna spruzzare e scappare, bisogna colpire e scappare. A me non mi serve il conflitto, cioè mi serve uno spunto, un aiuto per poter poi fuggire e chiamare aiuto. Questo serve. Quindi dicevo, voi potete oggi, grazie insomma all'amministrazione comunale che ha deciso insomma di omaggiarvi anche dello spray partecipando a questa lezione, vi dico che a prescindere quello che avrete oggi, dovete stare attenti a questo decreto ministeriale numero 103 del 12 maggio 2011. Questa è la classificazione che ci dà il Ministero dell'Interno, ok? Dice quali spray sono quelli adatti e che sono legalizzati in Italia, e lui, il Ministero, gli dice sono quelli che corrispondono a questo decreto. Scusate. Pensavo che... Allora, vi volevo dire, allora, su tutti gli spray, ve ne faccio vedere uno, allora, questi sono gli spray della Defense System. Sono gli spray della Defense System, questa azienda italiana sta in provincia di Brescia. Noi, io faccio anche formazione alle polizie locali, sono accreditate dal ministero e fanno poi degli spray per le forze dell'ordine. Però quello che c'è all'interno delle forze dell'ordine, il principio attivo è uguale, identico, non cambia nulla, cambia il formato semplicemente, perché in Italia tu, sì, grazie, poi c'è, devo inviare un attimo dei filmati. Dicevo, tutte devono essere da 20 ml, tutte le bombolette superiori a 20 ml sono illegali, non si possono portare. Queste sono libero porto e libera vendita. Le ragazze lo possono portare dai 16 anni in su, ovviamente ci vuole l'autorizzazione da parte del genitore. La gittata dello spray, quindi come viene nebulizzato lo spray, non deve superare i 3 metri di distanza, e tutti devono avere una scadenza sul retro. Quindi tutte queste caratteristiche devono essere scritte sia sulla confezione che sulla bomboletta. Quindi potete andare in qualsiasi punto vendita che vendono gli spray peperoncino, voi li potete acquistare tranquillamente quando corrispondono a queste caratteristiche. Tutto il resto è illegale. Tenete presente che se voi utilizzate uno spray che è illegale, andate incontro a sanzioni penali.
C'è da dire poi alle ragazze più piccole che ogni abuso che si fa con questo, e sono stati fatti degli abusi, discoteca ad Ancona, la partita di Champion a Torino dove sono morti dei ragazzi perché giocando hanno spruzzato questo tra di loro, chi scappava a destra, chi scappava a sinistra, chi è rimasto schiacciato, la stessa cosa è successa nella discoteca. Ok, cioè stiamoci attenti anche alle nostre figlie, specialmente loro, perché magari noi siamo più grandi, quindi cerchiamo di, speriamo di non usarlo mai, però cerchiamo di far capire qual è il fine. Quindi lo possono acquistare chiunque. Ah sì. Lo può acquistare chiunque, dai 16 anni in su. Dai 16 anni in su, 16 anni. Anche senza avere una formazione, No, la formazione non serve per un ragazzo, una ragazza, una donna che va a comprare lo spray, non serve. L'importante è comprare quello adatto, quello che corrisponde alle caratteristiche. Dicevo, il fatto di utilizzare uno spray non legale significa come se stai utilizzando, come se stessi utilizzando un'arma da fuoco, stessa cosa. Cioè, vieni sanzionato per quella cosa, perché è illegale, non corrisponde alle caratteristiche. Dopo che faremo un po' di parte pratica, non molto, cioè perché comunque non è una lezione esclusivamente pratica, anche perché ci sono, dovremo stare abbigliamento innanzitutto adatto. Dice, vabbè, ma a me mi può succedere qualcosa se sto con i tacchi o sto, va bene, ok, però qui siamo in una consigliare, facciamo, vedremo delle cose semplicissime, però a me quello che interessa è anche parlare proprio di questo prodotto, nel senso come portarlo, come utilizzarlo. Io ho preso quattro campioncini dove metterò dell'acqua, più o meno il formato è questo qui, quello che usano un po' le parrucchiere per bagnare i capelli, quindi magari a campione proviamo, vi faccio provare che sotto stress andate a prendere lo spray che avete nella borsa, vedete quanto tempo andate a perdere. Quindi qual è il consiglio? Il consiglio è, siccome ha anche una piccola staffa, diciamo, chiamiamola così, per metterlo sul pantalone o nella giacca, all'interno della giacca. Io tutta la serata l'ho tenuto in borsa, va bene, perché sto in contatto con altre persone, sto in compagnia, ma nel momento in cui mi sto ritirando a casa e sto da sola, nessuno mi vieta che lo posso prendere dalla borsa, me lo metto nel taschino interno, me lo metto sul jeans, a portata di mano, perché lasciarlo in borsa non serve a nulla. Allora, vi faccio un attimo vedere, ho scaricato il video della Defense System che vi fa vedere. Thank you.
quando mi isolo conviene tenerlo a portata di mano. Vi faccio vedere l'ultimo video, che è breve, è di una ragazza che ha subito, non so tanto mi sentite lo stesso, no? Sì. Ha subito un'aggressione all'interno della metropolitana di Milano. È riuscita a scappare grazie allo spray al peperoncino, diciamo è uno dei piccoli, è uno dei pochi video che si trovano in circolazione. Quindi vi faccio un attimo vedere questo filmato. È senza audio. Allora, la ragazza è entrata, scende giù, vedete che non c'è nessuno nella metropolitana, eh? È abbastanza isolata, specialmente quando si prende poi dei tunnel, dei percorsi. Questo è l'extra comunitario che entra, ovviamente non paga il biglietto perché... Ok, scende anche lui, fa lo stesso percorso che ha fatto la ragazza. Questo succede, lei si accorge di qualcosa che non va, gli lancia prima la borsa, poi spruzza lo spray. Vedetela in mano la ragazza lo spray, quindi grazie alla bomboletta è riuscita, magari ha evitato un'aggressione, poteva essere una violenza sessuale, poteva essere un borseggio, uno scippo, non lo so, una rapina, però comunque ha evitato il peggio, ha spruzzato e è scappata via. Avete domande? Potete farle tranquillamente, non siamo tra di noi, quindi... Ma che è una data di scadenza. Sì. Noi non usiamo questa bomboletta. Come una volta scaduta. Bisogna buttarla. Sì, non è efficace. Normalmente come... Sì, non diventa poi pericoloso nel caso qualcuno la prende. No, e poi non è che la buttiamo ovviamente prendo la differenziata, la buttiamo dove si butta in genere le bombolette, la lacca, non lo so, la schiuma per i capelli, quello stesso. Però non è che stiamo là a pensare se qualcuno. Come fa a sapere che io vado a buttare una bomboletta? Però conviene sempre. No, l'efficacia ce la lavora comunque. Il problema è un altro, che se io la vado a utilizzare, mettiamo caso non mi è mai servita, scade la bomboletta dopo 8-9 mesi, utilizzo questa bomboletta, la utilizzo, può succedere che siccome il fatto è stato magari grave di una certa entità, il magistrato possa richiedere di acquisire la bomboletta, perché magari quello ha riportato un danno, si è andato a revertare perché ha riportato un danno alla cornea, faccio un esempio, cosa che non succede, perché con gli spray in genere testati non succede questa roba qui. Però mettiamo caso, ti vanno ad acquisire la bomboletta e vanno a vedere che è scaduta. Può succedere, non è, può succedere. E quindi ti trovi ad affrontare una situazione che ti devi mettere l'avvocato, cioè ti devi giustificare, che quindi controllarla. Ma proprio in virtù dei fatti, degli eventi che sono successi nelle discoteche, proprio in virtù del fatto degli eventi che sono successi nelle discoteche, no? Sì. Dove sono morti tanti ragazzini che potrebbero essere noi, i nostri figli. Ma non è strano che sia così libero comprarlo senza preparare i ragazzi, oppure fare dei corsi anche a scuola, come usare e la pericolosità che può avere questo. Corsi a scuola si potrebbe. Perché sinceramente io che ho un figlio che va a ballare, si sa che quando iniziano a divertirsi può scappare, no, capito, si scherza. Perché non preparare i ragazzi? Perché a me sta cosa spaventa, la totale libertà di andare e comprarlo.
o online oppure non so ovunque. Online sì. Ma allora, perché i ragazzini non sanno, molti non sanno neanche quello che è successo, soprattutto quei ragazzini che stanno crescendo adesso. Diciamo, il fatto di insegnare alla scuola, diciamo, e spiegare non è una cosa, è una cosa. Cioè, ma anche, cioè, non so, credo. Però che il fatto di dovrebbe muovere lo di bloccare. No, vabbè, ma il fatto di bloccare, perché per i danni che causa, no? Siccome non è classificata arma, quindi per i danni che causa, è normale che l'hanno fatto libero porto e liberamente. Vendita, cioè da un maggiorenne può andare e acquistare, ovviamente non c'è un corso di formazione alla base, ma non te lo possono fare però un corso di formazione. Cosa, purtroppo è successo, lo so, però purtroppo non possiamo controllare tutti i ragazzi, anche perché tenga presente che ci può essere anche una persona che è abituata a delinquere, ok, che fa delle rapine. Si acquista una bomboletta spray e sono successi i fatti. Va al tabacchino, fa la rapina, le spruzza lo spray all'esercente, fa la rapina e se ne va. Cioè, purtroppo il rovescio della medaglia è un'arma a doppio taglio. Esatto, è anche quello. Quindi pensiamo ora a noi, a pensiamo a che cosa, a quello che serve e perché è stato fatto, no? Nel 2011 questo decreto ministeriale. Ovviamente l'Italia su determinate normative arriverà sempre dopo, sempre, rispetto agli altri paesi europei, in tutto. Però diciamo è fondamentale lavorarci su. Ecco perché questi incontri servono anche a questo, oltre a parlare ovviamente di quello che la cronaca purtroppo ci riporta ogni giorno, però fare prevenzione. E questo vale prevenzione nella, per le, specialmente per le donne in questo periodo particolare. E io secondo me lo spray è un ottimo deterrente, anche dal video che, che abbiamo visto. Il fatto di essermi isolata, sto vedendo uno che già dall'atteggiamento è malintenzionato perché ce lo fa capire. Ovviamente ci sono, no? dei campanelli d'allarme. Io il fatto di prendere lo spray e di dirgli guarda allontana e non ti avvicinare, ho lo spray, potrebbe anche decidere di fare la retromarcia e andare. E io non l'ho utilizzato, non l'ho utilizzato. Potrebbe accadere, eh? Potrebbe accadere, allora, poi saranno fatti i suoi, perché comunque fino a 3 metri io lo riesco a prendere. Cioè gli posso scaricare tutta la bomboletta addosso. Cioè là dice utilizzare 2-3 spruzzi non prolungati se lo voglio usare più volte. Però io se sono a una distanza breve, tipo questa, cioè io gli prendo tutto perché questa è nebulizzante, cioè parte stretto e poi si allarga nella parte finale. Quindi anche se lo prendo qui, comunque la risalita c'è sempre. Ovviamente quello che bisogna insegnare alle donne e comunque a chiunque fa difesa personale che devo spruzzare e allontanarmi subito, cioè non posso stare là come una pera, assolutamente, perché l'aggressore continuerà a venire. O dopo Francesco mi darà una mano, continuerà a venire fin tanto non farà effetto lo spray. Circa 10 secondi. Magari c'è qualcuno che fa effetto subito, dopo 2-3 secondi. Per esempio a me mi ha fatto effetto quasi subito. Sì, abbiamo fatto delle prove, dei test anni fa, quindi mi ha fatto effetto quasi subito. Ho avuto problemi di respirazione, tanto ora mi sono preso un po' di broncovales per aprire un po' le vie aeree. E c'è chi fa gli viene l'orticaria perché diventa tutto rosso al petto dietro la schiena, ma l'effetto proprio del peperoncino è così. Però io non posso sapere se uno è allergico o non è allergico, cioè io penso a salvarmi la vita, poi sono problemi tuoi se è allergico. Va bene, allora io direi Francesco, sei pronto? Passiamo alla fase pratica, quindi fanno poco, voglio nominare. Allora,
ci metteremo in quella zona lì, quindi le sedie le metteremo sul lato per lo spazio che ci serve, insomma. Allora, dicevo che manca Francesco, mandavo Francesco a riempire 4 bombolette. Faccio finta che siano gli spray, ovviamente l'effetto non è lo stesso, nel senso che non possiamo nebulizzare, no? Quindi andrà solo a far uscire un po' dell'acqua. Che cosa è importante? L'atteggiamento nella difesa personale, cioè il fatto di non avere le braccia in queste condizioni. Quindi il fatto che io sto intimando al soggetto di stare attento, di stare lontano, cioè lo faccio sia con il linguaggio verbale, cioè con la voce, perché mi devo far sentire, ma lo farò anche con i gesti, cioè con il linguaggio non verbale, cioè l'atteggiamento degli arti superiori, cioè mettendomi in una condizione di dire stai lì, stai tranquillo, sto andando via, non ti preoccupare, faccio un esempio. Quindi il fatto di utilizzare questo come utilizzare, grazie, non c'è un po' di tanto, vabbè, se vieni tu mi dai una mano poi. Il fatto di, come avete visto nella slide, nel filmato, di fare con la mano sinistra, cioè impugniamo magari lo spray con la mano forte nostra, quindi mano debole, mano forte, e dire al soggetto guarda che ho lo spray, ok? Non ti avvicinare, quindi potrebbe essere già un deterrente, potrebbe. Nel momento in cui farà un passo in più, devo essere consapevole che devo utilizzare. Il fatto di stare a una distanza dal soggetto è importantissimo. Allora, Francesco è entrato da poco con noi con il BTS da pochi mesi e ovviamente non si occupa, lui fa box, non si occupa di difesa personale, però con noi sta facendo anche un altro tipo di percorso. Sono contento che si sia buttato subito a dire Danilo, voglio portare anche a Fagiano questa iniziativa che abbiamo fatto insomma un po' in tutte le regioni d'Italia. E ringrazio lui che prima non c'era, l'ha ringraziato sia l'assessore che il sindaco, però mi fa piacere insomma che subito, nonostante pochi mesi che sta con noi, ha cercato subito di attivarsi. Allora dicevo, il fatto di stare a una certa distanza, io non posso stare in questa distanza, questa abbiamo detto che è una distanza intima. Io devo avere una distanza maggiore da un soggetto che non conosco. Quindi, quale sarebbe? Sarebbe più o meno circa 3 metri, 2 metri e mezzo, 3. Perché io devo avere la possibilità, in caso di aggressione, di trovare una scappatoia, una via di fuga. Questo caso è quella, no? Sappiamo che nel momento in cui Francesco si avvicina, io dovrò scappare in quella direzione. Non posso scappare in questa. Andare a chiudermi in un angolo, sono fregato. Quindi ecco il fatto che io gli dicevo, cioè individuiamo le vie di fuga, se riusciamo ad andare a cogliere questi aspetti, se andiamo in un posto che non conosciamo, ebbene guardarsi un po'. Io per mia forma mentis, quando vado nei supermercati, quando sto alla cassa, specialmente quando sto con i bambini, cerco sempre di guardarmi intorno le persone che ho a fianco. Ma perché io mentalmente ormai ragiono così. No? Quindi cerco sempre di guardare chi sta intorno a me. È quello che un po' dovremmo fare un po' tutti quanti. Quindi se Francesco decide di avvicinarsi, nonostante io dico stai lì, tranquillo, stai fermo, avvicinati, ok, posso decidere di indietreggiare ovviamente, eventualmente spingere Francesco e allontanarmi. È questo che bisogna fare, ok? Non sto lì a dire ora colpiamo. Il lavoro che vi farò fare qual è? Il fatto di allontanare la persona e scappare. Non sto qua a spiegare le tecniche, servono a poco, perché ci vuole
vogliamo allenare, quindi dobbiamo essere consapevoli che ci vuole del tempo per fare determinate cose. Non stiamo qua a vendere fumo, perché il fumo non mi piace vendere, non l'ho mai venduto neanche in palestra, e i ragazzi che permettono me lo sanno. Per me le tecniche sono l'ultima cosa, c'è sempre la preparazione, sempre, sempre. Quindi che faremo? Faremo questo qua, l'atteggiamento. Allora, stai lì, stai fermo, vado via, lui si avvicina, sto andando via e scappo. Ok? Non dico di ora andare a fare così tra di voi, però anche piano piano, il semplice gesto di fare questo e di scappare è già un motivo, cioè è già una tecnica questa, scusate. Non sto dicendo neanche di fare questo e andare qua e fare questo, no, sto facendo una tecnica. Ok, se vuoi ce la continuo. Scusa, Pasqua, sta accannando. Ok, quindi se ci mettiamo un attimo a coppia, no? Ci mettiamo qua, in questa condizione, sinistro, destro, lui si avvicina, possiamo andare sia con una mano che con due, ok? Se ci sentiamo più sicuri andiamo anche con due mani, non solo con una, tanto l'altra non ci serve, perché non devo fare nulla, non ho lo spray in mano, quindi posso andare a spingerlo con due mani. Quindi lui si avvicina, vado a spingerlo in questa maniera e scappo. Attenzione alla telecamera, comincia a essere piccolo. Ovviamente se devo andare a rimarcare il discorso della difesa personale, devo andare a dire che devo andare a colpire determinate parti del corpo dove lui sentirà, accuserà qualcosa. Quindi va da sé che se io, anziché andare qua, vado a fare questo lavoro qua direttamente alla gola, o questo lavoro qua con le dita, è diverso, l'impatto è diverso. Oppure col calcio frontale vado qui e scappo. Ok? Però ora semplicemente andiamo puoi colpire tranquillamente, se c'è il problema. Allora andremo solamente a fare questo lavoro qua, cioè individuiamo la via di fuga, è quella, scappo. Attenzione, non ci giriamo in questa maniera subito, spingo indietro, faccio due o tre passi e scappo. Stessa cosa spray, no? Spruzzo, non è che mi sto qui, fermo, spruzzo, mi allontano, vado dietro, scappo. È studiato che il soggetto, ci sono dei soggetti che lo spray magari non farà effetto, o farà effetto dopo 30 secondi. È successo un caso, lo spiego velocemente, a Lecce, dove un poliziotto delle volanti è stato costretto a sparare lo spray in auto insieme a lui, perché questo stava scappando, stava cercando di togliere le chiavi dal cruscotto. Lui ha messo la prima, se l'ha trascinato, lui in quel momento ha preso lo spray mentre c'era tutta questa fase di... le ha spruzzato, si è contaminato anche lui perché l'abitacolo è stretto, poi lui è caduto, lui si è fermato dopo 40 secondi, l'abbiamo cronometrato, 40 secondi si è fermato. C'è anche soggetti che non fa effetto, tipo senegalesi, gente di colore, su alcuni non fa effetto. Quindi non è detto che lo spray ha effetto su tutti quanti. Può fare effetto dopo 2 secondi, può fare effetto dopo 15 secondi, dopo un minuto. Ok? Quindi a noi interessa poi spruzzare e scappare, comunque, a prescindere. Allora, vogliamo fare prima questa cosa senza lo spray, lo facciamo con le bombolette. Ce ne sono 4, quindi faremo un po' di prove. Guardate? Volontari, dai, ragazze che fanno box, tu vieni, da, detto da settembre, ottobre. Allora, facciamo così. Allora, ti chiami Francesco. Allora, faccio io. Lucia. Allora, ci metti là di fronte a Francesco.
mettiti qui. Allora, mi avvicino e Francesco si avvicina. E devi dire... Fate quel lavoro che vi ho fatto vedere io, individuando voi, sapete che la via di fuga sta di là, quindi dovete voi andare a fare l'ultimo. Ok? Quindi io sono il soggetto che ti minaccia, quindi già qua, già sapete. Quindi cerca di essere più veloce e rapida nel movimento, perché se tu fai questo lavoro qui, ok? E rimani qui, rischi. Quindi il lavoro deve essere veloce. Nel momento io in cui arrivo, vai, veloce, occhio alla telecamera. No. Sì, vai. Allora, ancora, vediamo un attimo. Allora, voglio sentire linguaggio verbale. Allora, sei linguaggio verbale, che devo dire? Da lontano, non ti avvicinare. Da lontano, non ti avvicinare. Vinci, scusi, ma Allora, ovviamente questi qua sono di acqua. A me ma ci serve a far capire, ovviamente questo mo bisogna fare un paio di spruzzi. Avevo tolto l'aria. Allora, come lo si può portare, no? Sto scendendo in una zona isolata, ok? In un tunnel, in una galleria, sotto il sottopassaggio. Anziché metterlo qua, lo posso tenere anche qua. Nessuno mi vede che io posso stare con la mano chiusa e portarmelo dietro. Nel momento in cui vedo, altra cosa che non ho detto, che quando si prende in genere questo oggetto e stiamo sotto stress, possiamo avere il beccuccio girato e non ce ne accorgiamo in quel momento, quindi ci guardiamo la cosa. Quindi non è il massimo. Però diciamo che lo spray in genere è fatto apposta, perché io al tatto posso sentire con l'indice se ho messo bene il mio dito dove ci sono le frenature, ok? Lo dice anche se sto al buio, lo riesco a percepire, ok, con quello. Quindi immaginiamo di avere questa, con l'indice devo andare, non col pollice. Quindi così. Allora, mo. Aspettiamo un attimo. Vediamo se c'è qualche strumento per farti mettere paura. No, dai, però. No, sì, non vale scegliere. Scusami. Allora. Già ti stai preparando. Mettilo dietro qua. Lo metto pure io così, ok? Allora, tu stai camminando. Io esco all'improvviso. Ti avvicini? No. Già questo è un segnale che tu già dovresti incominciare a indietreggiare, perché devi essere pronta per scappare, cioè non puoi andare oltre già, assolutamente. Quindi se io sto così, ti vedo passare, dove stai andando? No? No! Perché ti devi mettere nella condizione di scappare, mi puoi venire incontro? Cioè tu puoi... Fammi un attimo un avversore, guarda. Allora, se io vedo lui, ok? Sto
Stai fermo! Non arriva questo, però l'intenzione è quella, cioè andare a spruzzare e allontanarmi, non gli devo dare la possibilità. Chi c'ha il coltello, a parte che arriva in una frazione di secondo, io comunque devo scappare sempre, ok? Intanto non fa effetto. Quindi il mio obiettivo qual è? Individuare la posizione di pericolo, andare a intimare al soggetto di allontanarsi e comunque spruzzare, perché c'è una, è armato, quindi io devo per forza spruzzare. Cioè il dialogo in questo caso non esiste. Allora, riproviamo un attimo. Tranquilla. Stiamo lavorando in serenità, però abbiamo una soglia di un po' di stress, ma di stress dovuto alle persone che abbiamo intorno, no? Che ci guardano. Io spesso faccio fare questi tipi di lavoro sotto stress, che significa che faccio alzare leggermente i battiti cardiaci, in modo che quando arrivano sulla scena hanno già un po' di affanno, ok? La voce è un po' rauca perché sono già stanche, poi arrivano le palpitazioni, no? I battiti cardiaci sono più elevati, arrivi a 160-170, quindi già la voce cambia. E quindi la ragazza può più o meno capire il suo limite. Ok? Allora, vai, avvicinati. Dammi soldi! Fermo. Dammi soldi! Però non lo. Non guardare! Va benissimo, mangia meglio di me. Che fai? Cioè, ti dici? Guarda lo sprite. Dammi soldi! Sono lo sprite! Devi spruzzare lo sprite, no? Scusate! Lo stai guardando? Chiedo lo sprite. Dammi soldi! Dammi soldi! Allora, ovviamente questo è l'eccesso, no? Quanto utilizzato per farvi capire le difficoltà che possiamo avere, no? Quando non c'è una forma di allenamento, no? Quindi un minimo dobbiamo avere per poter anche utilizzare questo strumento. Però, come tutte le cose, quando stiamo in determinate situazioni ci esce che pizzico di cattiveria che abbiamo dentro, anche per difendere qualcuno che sta insieme a noi, anche i nostri figli, non so, abbiamo genitori anziani, magari si avvicina qualcuno malintenzionato, no? Perché di casa ce n'è tanto, specialmente sulle persone anziane. Quindi è fondamentale aggressione, spingere, allontanarsi per sfuggire alle prese. Perché è un attimo che io arrivo a fare questo lavoro qua o prendere i capelli, un attimo, no, mi dispiace. Ok, allora, dai, due altri volontari, vediamo un attimo. Dai, chi fa un po'? Dai. Due. Non vi stressiamo. Allora, facciamo prima, occultate l'oggetto, cioè mettetelo all'interno del pantalone un attimo. Facciamo solo con la spinta. Okay? Facciamo con la spinta e vediamo come riuscire a svincolarvi. Ok? No, per ora lo puoi anche lasciare a terra come vuoi. Quindi mi avvicino con aria minacciosa, ok?
con i ragazzotti, eh? Ok, già loro che fanno un po' di sport, no? Dall'atteggiamento si vede che hanno quella capacità di poter... Allora proviamo di nuovo, vai. Ok, occhio, eh. Occhio. Sì, sì. Riproviamo. Vai. Ok. Allora, prendi lo spray, prendiamo lo spray, mettiamolo dietro. Allora, quello che è importante che vi voglio far dire è far uscire, no? La voce. Ok? Quindi è importante fare questo. Se lui si avvicina. Sarà, stai fermo, vedi che ho lo spray! Dai, ti spruzzo, eh! Ok, e scappo. Anche da questo. Il fatto che io urlo significa anche attirare l'attenzione da parte di qualcuno. Dietro. Ok. Ok, se vuoi spingi, è meglio. Ok, dai una gira botta, non dico di darmi il calcio, no? Ma io siamo devo tirare. Allora, vai camminando. Ok. Bravo, troppo vicino. Quindi fermo, poi spruzzi. Ok, tieni presente che già facendo così arriva tutto. Arriva tutto. Fermo. Vai. Bravo. Ok. Grazie. Allora, vediamo un attimo al di là dello spray, no? Voglio far vedere una cosa semplicissima. Faccio vedere prima una cosa a terra, no? In uno strangolamento classico, dove magari ce ne possiamo uscire senza fare tecniche così esasperate, così difficili. Allora, ci mettiamo qua, cioè. Allora, mettiti in ginocchio qui. Ok, immaginiamo questa situazione qui, ok? Diciamo che è una delle più classiche come tipologia di aggressione alle donne. Allora, la cosa che dobbiamo sapere, è che ci vogliono circa 8 secondi dentro le vie aeree, quindi ossigenazione al cervello, 8 secondi forse, che ci possa poi far perdere la coscienza, ok? Quindi svenire, una forma di soffocamento. Per cercare di ovviare a questa situazione dobbiamo cercare di aprirci e chiudere il mento. Chiudendo il mento cerchiamo di far passare più ossigeno al cervello, ok? Allora, quindi arriva, qua sta già al termine della sua corsa, quindi io che farò? Chiuderò il mento in questa condizione, cercherò poi di, perché questa è istintiva che viene questa cosa, di togliere le mani dalla gola. Però tenete presente che abbiamo le mani libere, quindi specialmente per le donne usare le unghie negli occhi, andare a colpire alla gola è la cosa più semplice, però istintivamente viene a tutti di fare questo lavoro qua. Chiudo il mento e chiudo le mani, ok? Gliele servo, va bene? Spingi. Ok, che devo fare? Devo cercare di uscire a destra o a sinistra. Quindi che faccio? Mi butto o da un lato o dall'altro, ok? Semplicissimo, devo andare a toccare il suo ginocchio. Guardate, se vado di qua, se io gli tocco il ginocchio, glielo spingo, cosa che succede? Come se gli ha perso la presa. Quindi semplicemente, allora tenderà, attenzione quando cadi da questo lato per non battere subito, allora, quindi spingi, ok, cerco di uscire da queste, vado qui, qua non si vede. E vado di là con il ginocchio, e vado di là
non posso andare a darmi verso di lui, devo uscire in questa maniera. Prima sono andato a sinistra, andiamo verso destra, qui spingo, ok, posso andare a colpire e alzarmi o scappare direttamente da questo lato qui, ok. Questa come tecnica è semplicissima, io la faccio sempre vedere a tutti i corsi, bisogna solo spingere il ginocchio. Qui è ancora più semplice perché non c'è l'attrito dell'asfalto, però potremmo anche utilizzare quest'altro lavoro qui, andare su un fianco qua, ok? Ok, allora io di solito preferisco farla anche lavorare, però mi rendo conto che diciamo stasera è un po' più una dimostrazione tra virgolette di alcune tecniche, però a me non mi piace fare dimostrazioni, cioè mi piace che le ragazze seguono, cominciano a fare anche loro qualcosina, poi dopo se piace viversi a un corso è sempre meglio, specialmente per le ragazze insomma che vogliono iniziare a fare un qualcosa attinente agli arti marziali, quindi è un percorso che io consiglio, però occhio a individuare le persone che fanno queste attività e la fanno bene, perché purtroppo il discorso della difesa personale è ampio e c'è tanta gente che magari non merita di insegnare determinate cose, ok? Quindi prestiamo attenzione anche a chi mandiamo i ragazzi. Senta, mi scusi, un'aggressione su una ragazzina di quale età? Quale età? Fai 10 anni. Bambino? Una bambina, sì. Parte marziale. Vabbè, vabbè, che tipo di aggressione deve fare? Una bambina come può uscire con le stesse tecniche, trovandosi sempre un adulto? Come può? Mozzi, denti, proprio da un devi rispettare le orarie, stare in casa la scorsa. Lo fai anche per un adulto, cioè come tipo di impegno, di allenamento, cerchi di fare anche a lui. Ovviamente tenendo presente che la forza non male che anch'io se mi arriva, faccio un esempio, uno che è alto 1,98 m, 2 metri, che pesa 120-130 kg, andrò in difficoltà anch'io a fare una manovra di demografia, cioè su quanto pesa. Però vuole devo dire che sono appena domanda. Vorrei dire, Francesco effettivamente cioè, pesa 20 kg più di me, no? Quindi mi mette anche lui in difficoltà se dovesse andare a stringere e farmi una sorta di chiave. Quindi se non sono allenato e preparato per fare determinate cose, anch'io andrò in difficoltà, no? Quindi la stessa cosa vale per un ragazzino. Ovviamente voi ragazzi seguono un certo tipo di percorso, perché poi non deve essere personale, non si può fare parlare di tutto con loro. Se non ho detto non ho detto. Ok, allora un'aggressione alle spalle, diciamo che la classica potrebbe essere questo tipo di lavoro, no? Dove la persona arriva e ti porta dietro perché magari ti vuole in un angolo, ti vuole portare in una stanza, ok? Questa è la classica. Che cosa bisogna fare? Già quando uno arriva, qualsiasi aggressione che noi subiamo, quando arriva al limite, siamo a chiusura dell'aggressione, nel senso che una cosa
fare subito lo svincolamento appena vedo che butta la mano alla gola. È una cosa che mi ha preso bene la gola e mi ha buttato nell'angolo. Avrò due step differenti. Cioè, uno, il primo, riesco subito a uscirmene rispetto al secondo. Il secondo, ci devo mettere la tecnica e la forza per poter uscire da una certa situazione. La stessa questa. Se io vedo che, o sento che mi ha subito fasciata, mi ha subito preso in questa condizione per portarmi, devo reagire subito in quel momento, perché una volta che porta al termine non riuscirò più, a meno che non conosco le tecniche di svincolamento. Se Francesco mi prende, stessa cosa di prima, la prima cosa che devo fare è chiudere il mento e abbassarmi e prendere qua, qui, cioè mi devo abbassare per crearmi innanzitutto lo spazio, poi posso andare eventualmente a colpire. Quindi fare questo lavoro qua, andare a colpire ripetutamente, a colpire anche qua, tanto andare a colpire e uscire, posso non colpire, posso spingere e scappare. Quindi appena arriva, io devo andare ad agire qua, perché sennò sono fritta. Se arriva a termine e si unisce tutte e due le mani a chiusura così, no, guarda, qua difficilmente, devo essere solo preparato a fare una cosa del genere. Quindi come arriva con un braccio, devo andare a fare questo lavoro qua, spingo anche col bacino in modo che ridò lo shock qua, ok? Uno, oppure andare a fare questo, esco, voglio spingere, spingo, scappo, non voglio spingere, vado di ginocchiata e spingo e scappo, ok? Quindi come sento il pericolo, devo andare subito ad agire, perché non ho molto tempo poi per vincolarmi. La stessa cosa avanti, se io arrivo e vado qua, ce la posso fare perché ho tutte e due le mani libere, ho la gola libera, quindi non mi sento soffocato. Anche lo stesso peso, invece una ragazza più esile. Esatto. Arriva, mi spinge. Come sono arrivato io, vado, spingi, spingi. Ok? Ci sta. Spingi. E dici un po' più di forza. Ok, vai. Ok? Ok, cioè sono andato ad arrestare la mia forza girando lateralmente, però sono andato a colpire la gola. Ho fatto questo, non l'ho portato forte, però potevo portare anche il pugno qua alla gola. Sono andato qua, posso andare qua, spingere e andare. Quindi se agisco in controtempo, faccio in controtempo e posso arrivare, ok? Tre, ok? Quindi qualsiasi tecnica che andrò a fare, anche questa, mi spinge, basta uscire. Se io alzo le braccia, faccio questo lavoro qua, stringi forte perché sono, spingi, guarda, spingi, basta sollevare e girare. Se andiamo sempre fuori, sempre all'esterno, se vado all'interno sono confuso perché mi aggancio con quella. Qualsiasi cosa, se vado all'esterno è la migliore soluzione, sicuro. Quindi alzo, ruoto ed esco. Come devo mettere?
basta che alzi le braccia e ruoti con il corpo. Vai. No, non mi devi prendere le braccia. Quindi devo stare così. Sì. Io che ho fatto? Guarda, come se ti sei aiuto, no? Stai fermo, aiuto, aiuto. Ok, nel frattempo faccio questo. Questo, posso fare questo. Bam. Sempre là. Quindi da qua, tieni. Esco, vado giù, bam, bam, spingo e vado. Stasera faccio la prova a casa. Alza le braccia, no, da sopra, da sopra, da sopra. Però anziché andare sul suo avambraccio qua, fare questo, non ci riuscirai mai a fare questo lavoro, che lo stringe forte. Stingi? Stingi, stingi. Tu non stringe forte però. Non sa. Va, vedi, vedi, vedi. Vai, prova. Spingi e scappa, vai, fai più cose. Uno. Allora, guarda. Uno, spingi, vai. Vai. Uno, vai, spingi. 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 Ti allontani. Devi fare piano, non dite. Sì, ma se ti ha piano piano. Siamo assicurati. Ho il calcio. Ho il calcio. Il calcio. Stasera lo rispondo. Allora, diciamo queste sono alcune, però c'è anche il lavoro che in genere, cioè sempre, io almeno dedico 40-45 minuti al lavoro aerobico, no? Che è fondamentale perché devo avere anche una preparazione fisica per poter poi gestire nel suo soggetto anche a fiato oppure colpire, ma se non so colpire non vado da nessuna parte. Boxer, vai. Vieni, vieni, vieni. Un altro tempo lo vai? Allora, metti in posizione quello che assumi tu, ok? Facciamo fare un po' di jab di letto. Vai, vai. Vai, destro, sinistro, e copra. Due, ti fermi. Vai. Ok. Vedete già come porta i pugni, no? Va più che bene, perché se tu dovessi trovare in questa condizione, non lo fermo. A trattenerla, lei mi potrebbe partire direttamente con i pugni in faccia, andando a prendermi magari il naso o lo zigomo, lo netto, ok? Oppure tirare poi successivamente le ginocchiate. Quindi a questo lavoro è importante unire anche le gomitate, no? Oltre al lavoro della, per esempio della box, allora, il discorso della comitata perché? Perché, continuiamo così, mettiti di qua come vuoi. Immaginiamo che questo sia il volto, quindi come se facessi questo lavoro qua lo faccio sul colpitore, ok? Quindi mettendomi in questa condizione faccio questo lavoro qui, che a distanza corta sarebbe questo. Se io sono andato a colpire qua, o colpisco qua e poi vado qua, ok? Quindi fammi sinistro destro e poi mi fai una gomitata, ok? Afferrando il colpitore, vai, ok? Afferra con questa dietro e colpisci, vai, vai. Vedete, 2 anni di attività riesce già a muoversi, a fare un qualcosa, no? È importantissimo. Quindi questo lavoro
lo facciamo statici, lo possiamo fare in movimento. Quindi impariamo la ragazza a muoversi a 360 gradi. Ragazzo, ragazzo, comunque. All'allievo, vai. Vai, muoviti. Io do la minaccia, quando esce il colpitore lui e lei andrà a colpire. Vai, muoviti, brava. Meglio. Brava. Ok, vedete? Riesci a fare la ginocchiata? Facciamo una peggio. Vai. Aspetta, prima. Ginocchiate, gomitate, pugni, che possono essere sia diretti che calci. Quanto più stretti ci sono i pugni, meglio è, meglio ci facciamo male, no? Perché il polso tende a ruotarci. Altra cosa che in genere si fa fare spesso nella difesa personale sono, cioè fai? Sono i calci alle parti basse, no? Ok? Allora c'è vinto una cara questo. Il contratto lo prevede. Ok. Allora, stai per mozzo. Allora, facciamo lavorare in questa maniera, sempre l'atteggiamento attivo. Allora, ovviamente i calci portati alle parti basse sono molto efficaci quelle portate con la punta. Poi possiamo entrare con tutto lo stinco. Se stiamo, aspetta, in una distanza, a questa distanza ravvicinata, che posso entrare con tutto lo stinco. Però, all'altezza tua, se faccio questo, è molto meglio. Ti punta. Scappo. Ok? Quindi magari spingo, colpisco, scappo. O colpisco, lui si abbassa, colpisco, spingo, scappo, a seconda della situazione. Proviamo un attimo. No, fai solo il calcio, vediamo. Vai. Vai. Tieni la guardia alta, in difesa. Va. Perché? Perché posso fare questo, esatto, vai. Cioè se arriva con questa potenza, manchi la mano aperta, totalmente aperta, perché quando andiamo a colpire la mano deve essere totalmente aperta, non possiamo stare a fare questo lavoro qua, perché tutta la mano deve andare a colpire tutte le parti, perché posso anche sbagliare in quel momento, andare a colpire mezza porta, però la mano ben aperta qualcosa entrerà e porterò a termine il lavoro, insomma, riuscirò a scappare. Va bene, grazie. Grazie a Danilo per questa breve ma importante spiegazione che questa sera ci ha dato per capire, soprattutto per rispondere alla domanda che ha fatto la signora, molto molto importante. Perché vendono lo spray senza che si conoscano quelli che sono i problemi che ne deriverebbero? Quindi crediamo di aver fatto una cosa buona questa sera, di dare lo spray al peperoncino, ma di far capire alcune tecniche per come utilizzarlo. Adesso consegneremo a tutti quanti l'attestato di frequenza per concludere questa serata. Ringrazio ancora Danilo. Grazie a Roma per l'impegno per questa serata. Naturalmente grazie a tutti voi, sperando di aver fatto una cosa buona. Airo Anna, che è l'assessore ovviamente da... Airo Maria, scusami. Partiamo da Airo Anna. No, perché ci vuole il primo periodo. Airo Anna. Fatemi la, facciamo la foto ora. Thank you.
mostra la testa. Via, appresso. Allora, Bandini, Anna Maria. Bandini. Grazie. Dai, veloce. Bandini, Maddalena. Calviello, Angela. Capuzzimati, Ilaria. Capuzzimati, Rosaria. Dai. Ok, grazie.
Giaracuni, Tiziana. Tiziana. Dai. Preso. In Cardona Sara, sì. E sindaco, guardatevi. Perfetto. Marinelli Valentina e Marinelli Vincenza dopo. Ah, sono due sore, possiamo fare così. Dai, guardatevi. Perfetto. Minelli Francesca. Ok, grazie. A posto. Iannotti Patrizia. Pastore Antonella e Pastore Denise. Santoro Dolorata. Simili Asia Chiara. Non ho sbagliato. Poi sta. Vai, guardatemi. Ok, Stani Maddalena.
Datevi. Ci siamo. Stante grazia. Io lo conosco come grazia. Datevi. Ok, perfetto. Tocci Immacolata. Foto, guardate. Ok, questo è il tuo disco. È... Il tuo disco Sabrina? Valerie. Valerie. Allora sono due colleghi che comunque di Fusano. Quando li vedete fate la multa, sì, ma certo. Vai là, la faccio io la foto, vai là. Andate a fare la foto. Sì, vieni, frata. Attenzione a quelli che cancellano tutto. Grazie. Ok. Grazie a tutti.